Pallacanestro, due vittorie e una sconfitta per le abruzzesi di Serie B. La Liofilchem Roseto, capolista del girone C, continua a macinare punti e avversari. Contro Ozzano centra il nono successo consecutivo, sfonda quota 100 e allunga in classifica. Il match è finito 114-94. Sentiamo Valerio Amoroso, autore di 25 punti e premiato dalla Lega Nazionale Pallacanestro come MVP nel mese di novembre, e coach Danilo Quaglia. Siamo primi, stiamo giocando bene e ci stiamo battendo al massimo. Adesso è arrivato anche Nicola, che è facile da inserire, ci siamo resi conto stasera. Un'intensità difensiva incredibile, un tiro da tre punti che fa paura. Penso che questa squadra sia un'ottima squadra adesso. Sapevamo quello che dovevamo fare per limitare il loro gioco, non farli tirare da tre punti. Però ecco, non significa farsi battere, l'uno contro uno è la base del gioco, non siamo stati bravi, infatti loro hanno finito 94, sono bravi per l'amor di Dio, però non possiamo permettere che segnino 94 punti in casa. E poi non abbiamo difeso di squadra, perché abbiamo pensato di difendere il proprio uomo, invece prima sembrerà banale, l'uomo con la palla fa canestro, gli altri no, quindi prima dobbiamo coprire la palla e poi pensiamo al resto. E oggi non l'abbiamo fatto, a differenza di altre partite, probabilmente abbiamo estremizzato il concetto di non farli tirare da tre punti, il messaggio, forse la comunicazione è stata errata da parte mia, però ecco, ne abbiamo segnati 114, abbiamo vinto la partita e questa era la cosa che importava.